Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace, aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film uscito da poco al cinema il 2 novembre scorso e contemporaneamente in streaming sulla piattaforma americana Peacock, a cui potete accedere tranquillamente con una buona VPN. Il film si intitola Five Nights at Freddy's, diretto da Emma Tammy, scritto dalla stessa regista insieme a Seth Cadbach e tratto dall'omonimo videogioco indipendente di culto creato nel 2014 da Scott Cawthon. Nel cast, tra gli altri, ci sono Josh Hutcherson, Matthew Lillard e Elizabeth Lale, che effettivamente mi stavo chiedendo che fine avesse fatto dopo la prima stagione di You. Questo film nel suo piccolo è già entrato nella storia, indipendentemente se sia bello o brutto. Andiamo a scoprire perché... dopo la sigla... Camera and motherfucking sound! Siamo abituati a film tratti da videogiochi, anche se dal primo Resident Evil del 2002, che ha dato vita ad una saga lunga quanto mediocre, abbiamo dovuto aspettare parecchi anni prima di vedere un film tratto da un videogame che fosse buono e anche di successo. Mi riferisco al primo Sonic del 2020 e del recente film di Super Mario che ha sbancato il box office di tutto il mondo. Tutti i film che ho citato fino adesso sono tratti da videogiochi creati da colossi del settore. Resident Evil dalla Capcom, Sonic dalla Sega, Super Mario ovviamente dalla Nintendo. Con l'avvento di internet, il mondo dei videogames è stato ribaltato dalle piattaforme digitali di distribuzione. Queste piattaforme non solo ti permettono di giocare senza una copia fisica del gioco, ma se sei un programmatore, ti permettono di proporre il tuo gioco al pubblico senza passare dal tritacarne delle multinazionali e dalla distribuzione tradizionale. Su queste piattaforme titoli come Fez e Super Meat Boy sono diventati dei successi planetari in un pomeriggio. Tra l'altro vi consiglio vivamente la visione del documentario Indie Game del 2012, che racconta questa rivoluzione in modo esaustivo ed anche emozionante ed è attualmente disponibile su Apple TV. Scott Cawthon, nato a Houston nel 1978, programmatore, disegnatore e aspirante scrittore, non perde tempo e a soli 16 anni, nel 1994, pubblica il suo primo indie game dal titolo Doofus, nel quale il dinosauro che dà il nome al gioco deve difendere Dinostria dagli attacchi del malvagio Grock. Scott ha una creatività davvero strabordante e tra il 1994 e il 2014 pubblica sulle piattaforme digitali di distribuzione ben 76 giochi. Ma la svolta arriva l'8 agosto del 2014 quando Scott pubblica su Desura, ai tempi la piattaforma di distribuzione per Windows, Linux e macOS, un survival horror con modalità punta e clicca dal titolo Five Nights at Freddy's. Immagino che un paio di termini che ho appena usato per voi siano incomprensibili, quindi non vi preoccupate, adesso spiego. Un gioco survival horror è un gioco dalle atmosfere appunto horror, quindi di paura, nel quale l'unico scopo del giocatore è quello di sopravvivere. Punta e clicca invece è la modalità di gioco delle avventure grafiche che hanno fatto grande il genere, come Zack McCracken o Monkey Island. Sono giochi in cui per compiere azioni con il mouse devi puntare e cliccare. In Five Nights at Freddy's il giocatore è il guardiano notturno della pizzeria ormai chiusa e abbandonata Freddy's Fazbear, le cui attrazioni principali sono degli enormi animatronics che raffigurano un orso, un coniglio, una volpe e una gallina. L'idea degli animatronics Cawthon la prende direttamente dalla vera catena di pizzerie americane Chuck E. Cheese, negli anni 80 e 90 famosa proprio per dei giganteschi peluche animati che cantavano e suonavano durante le feste di compleanno dei bambini. Nel gioco questi animatronics ogni notte si animano in cerca di esseri umani da uccidere. Il giocatore attraverso le telecamere di sicurezza e un meccanismo di apertura e chiusura automatica delle porte deve cercare di tenere questi animatronics lontani dalla sua postazione, stando molto attento a dosare la poca elettricità a disposizione, perché se va via la luce... Durante il gioco, attraverso alcuni ritagli di giornale e delle registrazioni del precedente custode del locale, scopriamo che all'interno di quella pizzeria
in passato sono scomparsi ben 5 bambini. Notte dopo notte la pizzeria si rivela come un luogo davvero maledetto, una sorta di anticamera dell'inferno dove gli animatronics sono quelle creature che hanno il compito di scortarti nell'aldilà, ovviamente con le cattive. Scopo del gioco: sopravvivere 5 notti. Il gioco ha un enorme successo, a meno di un mese dalla sua pubblicazione su Desura passa anche su Steam, Android, Google Play e App Store, per poi entrare anche nelle piattaforme di distribuzione delle console Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4. Il gioco, l'ho provato io stesso un paio di volte, crea effettivamente un'atmosfera di grande tensione. Il design, sia visivo che sonoro, è di notevole fattura e per quelli della mia generazione è stato come tornare a giocare alle avventure grafiche che hanno caratterizzato la mia adolescenza. Ma la grande storia dietro questo gioco non si ferma al gioco in sé, perché attorno a Five Nights at Freddy's nasce un vero e proprio culto alimentato dal creatore Scott Cawthon, che cavalcando l'onda realizza ben 10 sequel e scrive 12 romanzi nei quali sviluppa tutta la storia delle misteriose sparizioni dei bambini all'interno della pizzeria di Freddy. Personalmente non ho mai letto i libri di Cawthon e non ho mai giocato i sequel del primo gioco, ma ho amici di mio figlio, quindi ragazzi di 14-16 anni, che mi assicurano che questi sequel e questi romanzi non sono stati un mezzuccio per spremere soldi ai fan, ma sono stati davvero un lungo e appassionante viaggio in una storia dark e anche complessa. I primi di novembre c'è stato il Lucca Comics e al Cinemastra di Lucca era possibile assistere ad un'anteprima del film Five Nights at Freddy's. Io e mio figlio non ci abbiamo pensato due volte, abbiamo prenotato i biglietti e siamo andati a vedere questo film con delle aspettative piuttosto alte. Il film di Emma Tammy racconta la storia di Mike Schmidt, un uomo tormentato dal rapimento del suo fratellino Garrett quando era ancora un bambino. Mike ha assistito al rapimento e ogni notte, attraverso la tecnica del lucid dream, cerca di rivivere quel momento per tentare di ricordare dettagli e particolari che lo possano aiutare a scoprire chi ha rapito suo fratello. Mike ha una sorella minore, Abby, una ragazzina molto particolare, solitaria e con l'abitudine di parlare con amici immaginari. Mike, in cerca di un lavoro per mantenere la custodia della sorella, trova impiego come guardiano notturno alla pizzeria abbandonata Freddy's Fazbear. Durante le notti passate dentro la pizzeria, Mike, sempre attraverso la pratica del lucid dream, entra in contatto con lo spirito di 5 bambini che in passato sono scomparsi proprio dentro quella pizzeria. Anche la sorellina Abby entra in contatto con questi spiriti, dimostrando di avere dei poteri quasi da medium. A fare compagnia a Mike c'è Vanessa, una poliziotta che a fine turno passa sempre alla pizzeria per fargli compagnia e svelargli notte dopo notte i misteri di quel luogo maledetto. Ma le cose si mettono male quando gli spiriti dei bambini scomparsi, che capiamo essere coloro che muovono gli animatronic attraverso una sorta di possessione fantasmatica, rapiscono Abby per trasformare anche lei in un pupazzone fantasma. Nello scontro finale, in pieno stile Scooby-Doo, scopriamo che dietro la scomparsa di quei bambini c'è il proprietario della pizzeria, nonché colui che ha proposto il lavoro a Mike, nonché creatore degli animatronics, nonché padre di Vanessa, nonché anche rapitore del piccolo Garrett quando Mike era bambino. Mancava che dicesse "I am your father" ed eravamo a posto. Il film ovviamente finisce con un occhio strizzato ad un probabile sequel, cosa che sicuramente succederà visto che il film sta avendo un grande successo in tutto il mondo. Five Nights at Freddy's è un bel film? Allora, secondo me no. Primo perché tradisce lo spirito del gioco, non c'è assolutamente niente di survival in questo film. A parte nel finale in cui gli animatronics vogliono rapire la sorella, il personaggio di Mike non deve mai realmente sopravvivere a questi pupazzoni. Anzi, Mike, per la maggior parte della durata del film, dorme. Not a great plan. Secondo, perché questo film ha un problema di overplotting. Mentre il gioco appassiona proprio perché non spiega tutto e quindi ti permette di immergerti in quell'atmosfera sovrannaturale con l'incredulità di chi effettivamente non sa dare una spiegazione a quello che sta vivendo, nel film c'è una buffata di trama e di spiegoni che lo rendono, in una sola parola, noioso. Per esempio, vista la backstory del rapimento del fratello, la pizzeria maledetta poteva davvero essere una sorta di purgatorio dove chi deve espiare una grande colpa deve cercare di sopravvivere ai pupazzoni posseduti per salvare la propria anima. Ma così non è. In un solo film, che immagino sia il primo di una lunga serie,
hanno comunque voluto spremere troppi concetti che Cawthon ha espresso in 11 giochi e 12 romanzi. Se aggiungiamo a questo particolare non da poco delle scelte di sceneggiatura del poco ridicole, tipo uno di questi animatronics che prende un taxi per andare a casa del protagonista, il risultato è un film mediocre. Ma nell'atmosfera dell'anteprima del Lucca Comics, di una sala piena di fan di quella mitologia, e guardando il film attraverso le reazioni di mio figlio, devo ammettere che ha funzionato. E ho riflettuto che forse il cinema sta diventando esattamente questo, cioè un happening, indipendentemente dalla qualità del film. Come è successo per Barbie o anche Oppenheimer, non è la qualità del film a decretarne il successo, ma è quanto riesce a coinvolgerti a partecipare all'evento. Non è comunque tutto da buttare. Da un punto di vista scenografico, il lavoro fatto per ricreare la pizzeria di Freddy è davvero notevole, e gli animatronics, creati dal mitico Jim Henson's Creature Shop, il padre del Muppet Show, sono realistici e ben realizzati. All'inizio dell'episodio ho detto che questo film nel suo piccolo è già entrato nella storia, e i motivi sono due. Il primo è che Five Nights at Freddy's è il primo film tratto da un indie game, cioè un gioco non prodotto da una multinazionale. Secondo, è il primo film che è uscito contemporaneamente nelle sale e in streaming che ha più successo nelle sale che non in streaming. Infatti il film sta incassando più di 250 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 20 milioni. Questo perché il film negli Stati Uniti, ma anche in Europa, è stato fatto uscire ad Halloween. Quindi, come ho detto prima, l'evento decreta il successo molto prima della critica sul film. Five Nights at Freddy's, ancora al cinema, altrimenti su Peacock lo trovate già in streaming. È un film che vi consiglio? Nel senso, se avete figli o nipoti intorno ai 14-15 anni, è una visione carina da fare sul divano col plaid, magari davanti al fuoco acceso, effetti speciali. Popcorn e un po' di voglia di cazzeggiare, questo sicuramente sì. Che birra ci abbiniamo a questo film? Allora, come vi ho detto, uno dei grandi difetti di questo film secondo me è l'overplotting, cioè partire da un'idea semplice e aggiungere cose e overcomplicare la situazione. Nell'ambiente della birra artigianale si tende a fare questo tipo di errore, cioè partire da una birra semplice e riempirla di ingredienti fino a farla diventare qualcosa di assurdo. Ora, non è il caso di questa specifica birra, perché viene da un birrificio che lavora bene, però soprattutto in passato, quando le tecniche non erano ancora così affinate, c'era il rischio di creare una specie di birra mostro. Come ho detto prima, non è il caso di questa Gina del birrificio Filo di Lana, birrificio in provincia di Torino. La Gina è una birra che vuole simulare il gin tonic, infatti viene simpaticamente chiamata gin tonic ale. Ma andiamo a leggere la lista degli ingredienti di questa birra, che è veramente nutrita. Abbiamo acqua, malto d'orzo, succo di limone, zucchero, fiocchi d'orzo, luppolo, lievito, bacche di ginepro, coriandolo, buccia di agrumi, genziana, angelica, china e spezie. Quindi veramente un overplotting di gusti, di bouquet aromatici, di sapori, che adesso ci andiamo ad assaggiare. Personalmente sono convinto che questa birra non ha creato una trama noiosa, ma che invece sarà una gran bevuta. Ciao Roby, eccomi qui, ti racconto l'ultima nata in casa Filo di Lana, nata in realtà per l'estate, birra in lattina, la Gina. Il nome è un chiaro riferimento a uno dei più famosi cocktail, il gin tonic, ed è un pochettino quello che abbiamo cercato di ricostruire dentro alla lattina. Quindi, per quanto riguarda il gin, abbiamo utilizzato le botaniche classiche, bacche di ginepro, angelica, coriandolo e scorze d'agrumi. Per quanto riguarda invece la parte amara della tonica, abbiamo utilizzato china, genziana e poi succo di limone per dare sia l'effetto fetta di limone che abbassare il pH e quindi far percepire l'acidità. Quindi una birra alcolica da 8 gradi, molto secca, molto asciutta, facile da bere, a modo suo dissetante, con un bel amaro lungo. Grazie. Bene, il bicchiere si presenta di un bell'oro, esattamente come deve essere una ale tradizionale, solo che questa non è tradizionale, ma è una gin tonic ale. Schiuma compattissima, persistente, quindi perfetto. Al naso si sente l'agrume e leggermente la bacca di ginepro. E adesso ce l'andiamo ad assaggiare. Wow, ragazzi, non potete capire. Sa veramente di gin tonic, è pazzesco.
Parte molto dolce ma finisce estremamente astringente, quindi l'agrume è molto presente. La nota alcolica è presente ma non fastidiosa, è comunque ispirata a un superalcolico, quindi è giusto che ci sia. La birra è sorprendente, quindi questo è un overplotting che funziona. Quindi Five Nights at Freddy's abbinato alla Gina degli amici di Filo di Lana. Il film è, vabbè, dai, per una serata divertente è accettabile. La birra invece è super consigliata, è dalla versione di Barley, è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.